Renzo Piano è l'ambasciatore italiano dell'architettura nel mondo. Dall'affermazione da giovane architetto con Rogers e per il Beaubourg, le realizzazioni del maestro ligure non hanno mai conosciuto pausa, portandolo a realizzare musei, aeroporti, stadi e architetture iconiche in tutto il mondo. Leonardo lo ha intervistato in occasione dell'ultima edizione delle Cersaie di Bologna. Allora, Renzo Piano a Cersaie, la prima domanda sulle fiere come momento di dibattito e di aggiornamento rispetto ai materiali e a tutto il resto. Beh, sono momenti essenziali. Io non ci vado spesso perché poi alla mia età e con lo studio internazionale come il mio finisce che i materiali si raccolgono, però le fiere continuano ad avere questo straordinario ruolo di raccogliere il meglio. E devo dire che è importante che ci siano, perché così come è importante non essere coerente, ci sono materiali antichi come la terra, uno è la ceramica, ma c'è anche il legno, la pietra, la terra stessa, e ci sono materiali antichi come la terra e che però devono essere inventati. Cioè la tecnica moderna non è solo quella di inventare i materiali sintetici, quelli che non c'erano, ma anche reinterpretare quelli che già c'erano e usarli in maniera diversa. La ceramica è una di queste. La ceramica viene riusata in altissima tecnologia, viene usata anche nella costruzione e non solo. E quindi è uno di quei materiali nel quale il nostro ufficio si è divertito moltissimo a mettere molta energia per reinterpretarlo. Una domanda sul video in architettura. Io ricordo i suoi filmati per il Beaubourg e anche la live cam, per esempio, la Fondazione Beyeler. Che importanza ha il documento filmico nella sua architettura, ma nell'architettura in genere, anche per l'approccio della gente normale? Diciamo? Cioè, in architettura l'unico documento che conta è l'architettura. Cioè, per la verità, cioè, bisogna portare la gente. Infatti la più bella mostra di architettura sarebbe un bel pacchetto di biglietti aerei che consenta alla gente di andare a vedere l'architettura. Questa è l'esperienza diretta, perché l'architettura non si racconta, in fondo un quadro si vede, quel che vedi è il quadro, la musica l'ascolti e quel che ascolti è la musica. L'architettura, quando vedi una foto, non è l'architettura. Il video è meglio, perché il video introduce la dinamica, il tempo, cioè il percorso, no? L'architettura in fondo è l'arte di creare emozioni, e le emozioni vengono proprio dalle sequenze e dalle proporzioni. Ahimè, la fotografia e nemmeno la telecamera riescono a cogliere le proporzioni, certo. E quella è un'esperienza, però insomma è un buon sistema. Diciamo così, servono per far crescere la curiosità e le buone ragioni per andarci. Poi. Un'ultimissima domanda, la distinzione ancora pontiana tra gli architetti, gesti artistici e gli ingegneri come autori di sistemi. Esiste ancora, secondo lei, questa differenza o è resto mentale all'epoca? Ma io credo che non sia mai esistita. Quando l'architettura è stata architettura nel passato, nel presente, è sempre stato perché l'arte di dare risposta ai bisogni reali, per cui l'architettura è un nobile mestiere, coincide con l'arte di soddisfare i desideri, i sogni. Cioè, non c'è niente da fare. L'architettura ha questa duplice funzione. Innanzitutto creare dei ripari per gli esseri umani, e quindi questo è un aspetto che si potrebbe dire tecnico, ma non è mai stato così, mai, mai, ma nemmeno nella più modesta delle capanne dell'uomo, nella più modesta delle navi, prendete quelle dei vichinghi. Tutto, l'arte di costruire, di dare una risposta, di soddisfare il puro senso di necessità, non è mai stata sufficiente a creare un oggetto che soddisfacesse davvero l'uomo. L'oggetto che soddisfa completamente l'uomo è un oggetto che risponde a questa esigenza e in più ti esprime, rappresenta qualcosa, la casa, la sicurezza, la protezione. Un museo rappresenta il miracolo della contemplazione, c'è sempre qualcosa in più. Ed è proprio quando queste due cose riescono a coincidere, è raro, è quando queste due cose riescono a venire assieme, quando le risposte ai bisogni e la risposta ai desideri coincidono in un'unica cosa,
allora lì è architettura. Ma questo è sempre stato così. La cupola di Brunelleschi era così, era riuscita a far stare insieme una cupola gigantesca senza fare, ma però poi al tempo stesso è una straordinaria presenza nella città, insomma, e se non ci sono queste due cose che vengono assieme, allora l'architettura resta gesto tecnico, o peggio, se esiste solo la seconda, è un gesto gratuito. Certo.